In diretta da Sanremo abbiamo Marco Gallorini. Ciao Marco! Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ma dove ti trovi? Che è un panorama bellissimo quello alle tue spalle. Guarda, sono nel terrazzo dell'hotel dove alloggiamo con la rappresentante di lista, e dietro l'Ariston, spero si veda, proprio dietro di me. Che spettacolo! Nel corso di Sanremo, insomma, nel centro di Sanremo. Sì, sì. Bellissimo, tra l'altro oggi il tempo non mi sembra granché. È un po' nuvoloso, però qua è comunque primavera già, quindi si sta bene. È un bel clima, Sanremo. Allora, Marco, parliamo un po' di questa prima serata del Festival della Canzone Italiana. La rappresentante di lista ci sarà questa sera e noi non vediamo l'ora, però ieri com'è andata? Che aria si respira? Un po' strana, ti dico, da tutti i Sanremi che abbiamo fatto è un po' strano perché è tutto un po' ovattato, sia per noi che siamo qua a lavorare che l'avrete visto, insomma, anche guardando da casa. Questa cosa che manca al pubblico è un po' strana, e questo, vabbè, insomma, lo sapevamo, eravamo anche preparati. Da un punto di vista di gara, che poi è quello che a noi interessa di più, a noi qua, è stato tutto anche lì un po' strano e un po' imprevedibile, perché nessuno prevedeva la classifica. I primi tre, diciamo, della classifica parziale di ieri sera ci hanno sorpreso tantissimo. Mm-hmm. E guardando però alla nostra gara, è un segnale buono che due comunque interpreti con una voce importante siano lassù in cima. Veronica, diciamo che se la cava a cantare, quindi siamo abbastanza ottimisti per stasera. Oh, che bella notizia che ci dai. Daria e Veronica, come stanno vivendo questo momento e soprattutto l'attesa per stasera? Guarda, loro sono fantastici perché sono veramente molto, molto zen, e hanno anche la consapevolezza di essere arrivati qua a Sanremo molto preparati. Devo dire che quest'anno sono fatto un lavoro forse migliore degli anni passati, mi viene da dire, anche perché per il Covid abbiamo avuto più tempo per preparare il festival era un mese dopo rispetto al solito, quindi siamo arrivati tutti molto rilassati, molto preparati. Speriamo che stasera, insomma, sul palco non ci siano problemi e tocco ferro, ma sono veramente molto molto rilassati. In questo momento sono qui accanto a me che si stanno truccando, quindi domattina li vogliamo in collegamento, Marco. Sì, domattina, ve l'ho promesso, troviamo il modo, perché è tutto un incastro di impegni, ma domattina troviamo il modo, ve lo prometto, volentieri. Oh, sì, perché li vogliamo avere con noi dopo soprattutto la prima serata, che appunto la loro esibizione sarà stasera. Ancora non sappiamo niente in merito all'orario, la scaletta ancora non gira. No, stiamo aspettando la scaletta e arriverà credo tra un paio d'ore, e anche lì è strano perché di solito è premiante essere tra i primi, no, ad esibirsi, e ieri sera Fasma, che è stato l'ultimo, confesso di averlo visto mezzo addormentato in camera d'hotel, e comunque è tra i primi tre, quindi è tutto un po' strano quest'anno. Noi speriamo di essere nella prima parte di serata in ogni caso. Sicuramente conta tanto, anche perché ci sono più persone che seguono lo spettacolo, questo è inevitabile, insomma. Io sono curiosa di sentire questa canzone, ho letto il testo ed è veramente bellissimo, ma sono curiosa anche di vedere i due artisti sul palco, perché con loro hanno delle creazioni di oreficeria realizzate dalle ragazze del Margaritone qua di Arezzo. Esatto, questa è una bella collaborazione, come ti dicevo ieri, a noi piace molto, abbiamo sempre cercato di portare pezzetti di Arezzo a Sanremo con gli Zen Circus, portammo gli sbandieratori addirittura sul palco dell'Ariston, ma abbiamo fatto tante collaborazioni anche meno eclatanti. Quest'anno questa è la collaborazione sicuramente più di valore, perché comunque collega la creatività ai giovani, anche alla realizzazione di un'opera comunque artistica in qualche modo. Abbiamo anche altre piccole collaborazioni anche con delle altre realtà del territorio che ci hanno omaggiato magari di prodotti, quindi questo rientra comunque in una voglia che abbiamo sempre avuto di portare un pochino d'Arezzo oltre con Woodward, ma anche con alcune realtà
che hanno voglia di collaborare con noi. Ci fa molto piacere. Marco, noi torniamo a sentirci domani e confidiamo nella presenza di Dario e appunto di Veronica, quindi ci affidiamo a te per questo. Ve la prometto. Beh, cosa dire, buona giornata e buona esibizione per stasera. Grazie, speriamo bene, incrociamo le dita. Sì. Buona giornata, ciao a tutti. Andrà benissimo. Ciao Marco, grazie di nuovo. A questo punto lo spuntino di Alex Revelli e di Susanna Cutini, che per noi hanno intervistato Davide Paolini.